Dagli scritti di Santa Margherita Maria Ladò, luglio 1674 e giugno 1675. Una volta, mentre era esposto il Santo Sacramento, sentendomi tutta assorta nell'intimo del mio essere, per un raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e di tutte le mie facoltà, Gesù Cristo, il mio dolce Maestro, si presentò a me tutto splendente di gloria, con le sue cinque chiavi sfolgoranti, come cinque soli. Da ogni parte di quella sacra umanità si sprigionavano fiamme, ma soprattutto dal suo adorabile petto, che somigliava a una fornace ardente. Dopo averlo scoperto, mi mostrò il suo amante e amabilissimo cuore, sorgente viva di quelle fiamme. Fu allora che mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudine e indifferenza. Questo, mi disse, mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione, mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che mi prendo per far loro del bene. Ma almeno tu dammi la gioia di compensare, per quanto ti è possibile, la loro ingratitudine. Confessando io la mia incapacità, mi rispose: tieni, eccoti con che supplire alla tua potenza. E in quel mentre il divin cuore si aprì e ne uscì una fiamma così ardente che temetti di esserne consumata, perché se ne fui tutta penetrata e non potendo più sostenerla, gli chiesi di aver compassione della mia debolezza. Ed egli: sarò io la tua forza, non temere, ma presta sempre attenzione alla mia voce e a ciò che ti chiedo per portare a termine i miei disegni. Un'altra volta ero davanti al Santissimo Sacramento. Era un giorno dell'ottava del Corpus Domini e ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mi sentii spinta dal desiderio di ricambiarlo e di rendergli amore per amore. Egli mi rivolse queste parole: tu non puoi mostrarmi amore più grande che facendo ciò che tante volte ti ho domandato. Allora, scoprendo il suo divin cuore, mi disse: ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudine per le loro tante reverenze, i loro sacrilegi e per le loro freddezze e i disprezzi che essi mi usano in questo sacramento d'amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Per questo ti chiedo che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore, ricevendo in quel giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo divino amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri.
sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Come dicevamo già durante la Santa Messa, questa solennità del Sacro Cuore è una solennità bellissima, ma che si tinge di una certa, come dire, malinconia, santa tristezza, ecco, nel sentire queste parole di Gesù che indubbiamente trafiggono il cuore di coloro che almeno un minimo lo amano, ecco, e soprattutto cercano di immedesimarsi in Lui. Io credo che non si possano sentire certe parole e rimanere, non so, indifferenti o glaciali. Gesù mostra nel 1674 le piaghe sfolgoranti come cinque soli, quelle piaghe in cui c'è il prezzo del nostro riscatto. E sapete, quando queste cose erano un pochino più vive nella messa in rito antico, no? Dove erano molto curati i segni. Nella messa in rito antico, ecco, io mi permetto una cosa di farla anche nel rito nuovo, c'era la doppia genuflessione alla consacrazione del pane e del vino, no? Subito dopo la consacrazione e dopo l'elevazione. E pensate che il campanellino suonava la prima volta la prima genuflessione, tre volte quando il corpo di Gesù e il sangue di Gesù era alzato, e una volta la seconda genuflessione. Noi purtroppo oggi non ci facciamo più caso a queste cose, ma io tempo addietro che studiai un po', mi appassionai un po', non c'era neanche una virgola anticamente nei riti che era lasciata al caso, perché cinque suoni del campanello erano per le cinque piaghe che venivano rievocate sia alla consacrazione del pane sia alla consacrazione del vino. I cinque soli, perché cinque sono le piaghe che Gesù si è fatta aprire sulla sua santissima carne per noi: le due mani, i due piedi e poi quella più grossa, quella che è una fornace ardente, come qui ci informa, che è il cuore, ecco, da cui sgorgò sangue ed acqua. Ecco, tante volte ci siamo detti che il crocifisso che contempliamo qui, gli manca la quinta piaga, perché è stato rappresentato, questo non è Cristo morto, questo è Cristo sofferente. È una cosa molto bella, me la fece notare Don Giuseppe il primo giorno che io entrai qui, e lo ringrazio, insomma, perché non ci avevo fatto subito caso. Anche lo sguardo che ha questo nostro bellissimo crocifisso è una grande grazia poter essere qui davanti. Ci manca ancora la piaga del cuore, ma la piaga del cuore, quando vediamo come questa sera è esposto il Santissimo Sacramento sotto il crocifisso, ce la vediamo qui davanti, purtroppo, ecco, perché il cuore di Gesù pulsa nell'Eucaristia e tutto quello di cui parla, ecco, questo eccesso d'amore riceve ingratitudine, indifferenze. Gesù purtroppo se lo prende, soprattutto, come poi qui spiega nella seconda apparizione, in particolare nel sacramento del suo amore, e dice che questa ingratitudine e indifferenza mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione. Dobbiamo pensarci, non so se noi, penso che sia successo un pochino a tutti, io non voglio fare la vittima, ma vi dico che come sacerdote innumerevoli volte, insomma, ho vissuto l'ingratitudine e l'indifferenza, e quando si geme sotto il dolore di queste cose, da sacerdote ci si rivolge a Gesù e si dice: ma Signore mio, per me è una piccola cosa, insomma, una piccola sciocchezza, quanto grande potrà essere il dolore per le innumerevoli ingratitudini e differenze che ricevi tu. Ma sono cose che fanno tanto, tanto male, e fanno male anche al cuore di Gesù. Come si fa a non commuoversi dinanzi? Se in cambio mi rendessero almeno un po' d'amore,
Non si può sentire Gesù che sembra quasi elemosinare un pochino d'amore da parte nostra. Lui è Dio e non c'ha bisogno di queste cose, no? Stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse, alle infinite premure che mi prendo per fare loro del bene. Freddezze e ripulse, gli uomini non permettono a Gesù di far loro del bene e poi bestemmiano come turchi, perché si trovano in mali su mali, mali che loro stessi si procurano respingendo Gesù, non volendo Gesù, non volendo il suo bene, non volendo il suo amore, e più lo bestemmiano, e quando non lo bestemmiano, freddi, ingrati, indifferenti. Veramente sono cose che almeno io non riesco a leggere senza proprio sentire un dolore proprio lancinante, interno al cuore, perché proprio dispiace tantissimo una cosa di questo. E si sente però anche, dice, ma che ci posso fare io? Gesù dice, sì, almeno tu cercati, però sembra sempre poco, vorrebbe, se fosse possibile, forzare qualche cuore e dirgli falla finita, cerca di renderti conto, non fare più così, insomma. Fai contento Gesù, ma fai un regalo a te, perché Gesù è contento, ma se lo accogli è la tua vita che diventa felice. Però purtroppo ci stanno quelle volontà umane, quei liberi arbitri che devono muoversi, che non possono essere, ahimè, forzati, no? Ecco, nella seconda apparizione, come accennavamo, Gesù dice, questo cuore che ha tanto amato gli uomini, nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi, a consumarsi, per testimoniare loro il suo amore. Uscì sangue d'acqua dal cuore di Gesù, no? Le ultime stille di sangue e di acqua, vuol dire, fino all'ultima goccia ho pensato per te, più di quello che ho fatto non potevo fare, e questo è vero, perché per quanto riguarda la santissima umanità di Gesù, più di quello che ha fatto non poteva fare. In segno di riconoscenza però non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le tante riverenze, sacrilegi, le freddezze e disprezzi che mi usano in questo sacramento d'amore, le irriverenze. Io l'altro giorno, rispondendo a delle domande sulla diretta Instagram, qualcuno mi chiedeva, dice, ma bisogna stare in ginocchio durante la consacrazione? Dico, secondo le norme del Missale Romano, dall'epiclesi, da quando il sacerdote stende le mani, fino al mistero della fede, si deve stare in ginocchio, non è un optional. Stai davanti a Dio, stai. E chi senza gravi motivi non lo fa, commette un'irriverenza grave, un peccato mortale, non è una cosa piccola, d'accordo? Perché sta dinanzi a Dio. O i sacrilegi, si va a fare la comunione senza aver esaminato bene la propria coscienza, o avendo fatto una confessione superficiale, fatta tanto per farla, malamente. E poi le freddezze e i disprezzi. L'interiorizzazione, la voglia, io qui, a mettere cartelli in giro, che in chiesa non si parla ad alta voce, non si entra durante la Santa Messa, a me non me ne importa niente, a me personalmente, sono irriverenze gravi nei confronti della presenza reale di Gesù. Questo non è un salotto dove possiamo chiacchierare, questo non è un museo dove si entra in giro a guardare a destra e a manca, infischiandosene del padrone di casa. È chiaro che è possibile visitare questa chiesa, è un'opera d'arte, per carità, evidentemente, no? Ma farlo nel debito modo, osservando un debito comportamento, un debito modo di vestire, il rispetto ai riti che si svolgono. È chiaro che molte persone non si rendono conto di questa cosa, ma anche se non si rendono conto, da un punto di vista oggettivo, il sacrilegio e il disprezzo verso Gesù rimane. Forse saranno giustificabili se non si rendono conto di quello che fanno, ma comunque è una cosa che rimane. E qualcuno lo deve riparare, come dice Gesù. Sentiamo in questa apparizione il motivo dell'istituzione di questa festa. Il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, si è dedicato a una festa per onorare il mio cuore, ricevendo in quel giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore. L'abbiamo fatta nella messa di questa sera, la rifaremo domani,
Per riparare a cosa? Tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Anche quando Gesù è esposto sull'altare può ricevere irriverenze gravi, disprezzi gravi. Pensiamo, no, per esempio, anche a quando Gesù sta esposto qui, per esempio, il primo venerdì del mese per tutto il giorno. Chi lo sa che non si affaccia neanche a fare una visita di un minuto di grazia a Gesù? Insomma, no, c'è un peccato di omissione. Che ci vuole entrare un attimo in chiesa a fare almeno un saluto al Signore, no? Ecco, adesso facciamo un pochino di silenzio, ecco, provando, accompagnati dal cuore addolorato e immacolato di Maria, ad entrare un po' nel mistero del cuore di Gesù. Gesù non dimentica, una goccia di puro amore, un piccolo atto di riparazione, un piccolo gesto fatto per amore suo, una piccola umiliazione, anche affrontata pubblicamente, no, per amore suo, non passerà senza ricompensa. Ecco, oggi si parla, e giustamente, per carità, del grande comandamento dell'amore del prossimo, a cui tutti sono molto sensibili, ed è bene che sia così. Ma il grande comandamento dell'amore è il secondo, non è il primo. Il primo, ecco, l'Eucaristia e il cuore di Gesù ci danno un'occasione grande per metterlo in pratica, dice di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ecco, e ogni gesto di puro amore fatto a Gesù, al cuore di Gesù, a Gesù Cristo, non passerà senza grandi benedizioni e ricompense anche in terra, e ancora più grandi ricompense in cielo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.